Buongiorno bambini, oggi scopriremo insieme dei suoni nuovi. Il suono ska, sco, scu, schi e sche. Ska come scatola, sco come scodella, scu come scudo e poi i suoni strani schi e sche. Schi come dischi e sche come lische. Guardate bene come sono scritti i vari suoni, vi accorgerete che c'è un'intrusa, la fatina H. Ma andiamo insieme a vedere. Ecco, il suono ska si forma unendo le due letterine sk alla a, ska come scacchi. Il suono sco si forma unendo alle due letterine s e k la O, sco come scopa. E il suono scu si forma unendo alle due letterine sc la U, scu come scudo. Ecco gli ultimi suoni. Schi, che si forma inserendo all'interno del suono la fatina H, l'H. Schi come caschi. E sche, inserendo l'H, la fatina H, dopo le due letterine sk e poi la E. Sche come mosche. Ora leggiamo insieme la storia Vola la strega e poi provate a leggerla da soli. Nella notte scura scura, si riaccende la paura. Vola la scaltra strega sulla scopa. Fischia il vento tra le fronde, dove uno scheletro si nasconde. Fischi di serpi, schianti di rami e terribili richiami. Questa è la storia della strega. Provate a immaginare cosa possa significare la parola scaltra. La scaltra strega significa l'agile strega che riesce a volare su una scopa. Immaginate quanto possa essere difficile stare in equilibrio su una scopa. E poi che cosa sono le fronde? Fischia il vento tra le fronde. Cosa possono essere le fronde? Le fronde sono i rami degli alberi e le foglie che si muovono, le fronde. E poi ci sono le serpi. Cosa sono le serpi? I serpenti che fischiano e gli schianti di rami, il rumore dei rami che si spezzano. Bene, bimbi, ora provate a leggere da soli.